Chiesa. Io vorrei sapere qualcosa in più rispetto alla Chiesa invece, innanzitutto il periodo storico, perché c'è tutta questa attenzione da parte degli abitanti di Culturano verso questa struttura molto... Perché la Chiesa è il fulcro di Culturano, tutto parte dalla chiesetta, perché la Chiesa è l'unica cosa che rappresenta il tuturanese. Crollasse la chiesa non esisterebbe, verrebbe cancellato, perché non abbiamo tanti monumenti, ed è una cosa che va difesa, perché quando uno assiste al restauro di tante chiese, assiste alla costruzione di un seminario, assiste alla spesa di tante altre opere per... adesso non posso elencarle, però ci sono 2 anni e più di documenti raccolti su un sito internet, e vedere questa chiesa abbandonata e dimenticata da tutti fa anche un po' rabbia. Voglio dire, quello è sentirsi tuturanese. Il fatto della chiesetta è che comunque è uno dei beni monumentali più importanti che abbiamo a Tuturano, oltre alla torre di Sant'Anastasio che risale al XVI secolo. La chiesetta fu ricostruita nel 1598 e venne riedificata, perché, come anche lei ben sa, la chiesetta fu riedificata sulle macerie di una chiesa precedente. Infatti si trova, ad esempio, sull'altare destro, si trova incorporata nella chiesetta un affresco di origine bizantina. Questo affresco di origine bizantina che ritrae la Madonna. Secondo una leggenda, appunto, una leggenda racconta, narra che comunque un giorno fu trovato un torello inginocchiato davanti a questa effigie della Madonna e la popolazione decise di costruire lì, in quel posto, la chiesetta della Madonna del Giardino. Chiesetta della Madonna del Giardino, che in quel periodo, quindi nel 1600 circa, si affianca ad altre costruzioni fatte sempre in onore della Madonna del Giardino, come per esempio quella di San Donaci o quella di San Pancrazio. Questa chiesetta è stata ristrutturata per la prima volta intorno al 1734-1735 e fu ristrutturata di nuovo nel 1896, quindi è da circa più di 100 anni che non viene ristrutturata. La chiesetta di Tuturano è la Madonna del Giardino, è una chiesetta di ordine latino ed era contrapposta alla chiesetta di ordine greco che era presente già in Tuturano, cioè la chiesa di Sant'Anastasio dell'Addolorata. La chiesetta della Madonna del Giardino, inoltre, proprio per essere di ordine greco, è contrapposta a quella di ordine latino, incorpora nei suoi affreschi anche il simbolo che è di Tuturano, che successivamente è stato preso da benissimamente anche da tuturano.com come simbolo di tuturano.com. Il simbolo di Tuturano, che è la civetta appoggiata su un albero. Se questa rappresenta un'interrogazione storica a no, scuola, la signora delle cose che sono successe nel corso degli anni, delle persone che sono state effettivamente... No, io ho risposto alla signora. Sì, però, infatti, voglio dire, infatti, stiamo parlando di un risultato... Di un risultato che vede, diciamo, l'educazione ascoltata. Quindi si sente poco. Inserito appunto nell'area vasta. Sì, sì, sì. Questo è un altro dato che sicuramente interessa. Io intanto vi ringrazio per essere stati con noi. E guardate, non è importante la primogenitura. È il risultato che conta. L'importante è che tutta la comunità di Tuturano si sia aiutata per recuperare, perché quando si è uniti... Un ultimo saluto, se me lo consente, poi. Poi voglio dire, sicuramente la Proloco, sicuramente il gruppo spontaneo hanno svolto un ruolo determinante e decisivo ai fini della ristrutturazione della Chiesa Madonna del Giardino. E qui i lavori cominceranno, saranno cantierizzati il prossimo. L'ultimo saluto che volevo fare, se me lo consente. Sì, volevo salutare tutti i tuturanesi che hanno assistito a questa manifestazione e che sicuramente sapranno dare la giusta risposta, diciamo, a quanto sta accadendo, a quanto sta succedendo. Noi continueremo a lavorare senza mania di protagonismo e, che dire, speriamo di poter assistere alla messa all'interno della Chiesa Madonna del Giardino e di poter festeggiare uniti, anche insieme alla Prologo, senza creare spaccature o fare manifesti di sorta. Senz'altro, senz'altro. Questo era il messaggio. Saremo di fianco. Questo è il messaggio e questa dovrebbe essere la filosofia di vita. Senz'altro. Buon anno a tutti. Tanti auguri a voi, grazie per essere stati i nostri ospiti, per aver accolto il nostro invito. Complimenti e continuate a impegnarvi senza però litigare. Grazie. Rimaniamo in terra di Trinity, ci vediamo insieme il servizio realizzato da Giuda Palma. Aspetti un attimo che devo togliere il microfono, se no rischiamo di non prendere. Sì.